Bentornati alle invasioni barbariche. Siamo con Natalia Aspesi, 50 anni di giornalismo e non li dimostra. Come sta? Benissimo. È vero che sul passaporto ha scritto casalinga? Certo. Perché? Ovvio. È una delle più importanti giornaliste italiane. Beh, se sono così importante dovrebbero riconoscermi anche se c'è scritto casalinga, cosa che non avviene però. E casalinga protegge. Perché i giornalisti spesso sono visti con molta diffidenza. Una casalinga non dà fastidio a nessuno. Ma lei ha mai fatto la casalinga? Faccio la casalinga. Non ci crede nessuno. Faccio sempre tutto in casa, beh, tranne proprio i mestierissimi. Cucina? Ma spesa, certo. Ah, questo non l'avrei mai detto. Se no sarei nervosissima. Invece a cucinare, vedi, guardi, mi sono anche scottata. Vedo, ma la mente facendo una proprio. Torta. Fa anche le torte. Per forza. Come Natalia Aspesi, simbolo del femminismo. Guardi che le femministe fanno anche da mangiare, ah, sì? Non è che non fanno da mangiare, mangiano anche loro. È una generazione, tante insomma ormai generazioni di giornaliste sono cresciute leggendo l'Aspesi, dicendo ecco io vorrei essere come lei, non mi voglio sposare, non voglio avere figli, voglio scrivere in prima pagina su un quotidiano e andare in giro a intervistare gli attori. E io non mi sono mai detta queste cose. Lei no, ma noi sì. Ah, voi avete sbagliato. Non è una vita meravigliosa. Io non mi sono sposata perché non ho trovato un marito. Ho avuto dei compagni come ho tuttora. E nessuno le ha mai chiesto di sposare? Sì, vede. Ma non mi andavano. Loro. Ah, loro. Poi non ho avuto figli perché non li ho avuti, ma non me ne importa nulla di non averne, ma probabilmente se li avessi avuto io sarei stata contenta. Ho letto che ha detto piuttosto che passare un pomeriggio con un bambino mi butto adesso sì, beh, adesso sono vecchia, i bambini mi stordiscono, certo, ho un nipotino graziosissimo di 5 anni che io chiamo Hitler, perché è vivacissimo, ha ragione, ma io dopo 5 minuti devo andare a letto. A 5 minuti resiste sì, non di più, bambino. Sì. Perché è vivacissimo, è delizioso, è carinissimo, intelligente. Il suo compagno lo supporta? Aspetto che sia più grande. Ma è vero che voi vivete in due case diverse? Chi? Lei e il suo compagno? Sì e no, perché abbiamo in comune la casa di campagna. In comune abbiamo una casa. E poi ogni tanto ognuno va per conto suo. E perché non vi siete per sposati? Respirare. State insieme? Sono 37 anni che viviamo così. E come mai non vi siete sposati? Io penso che ci si sposi se si vuole fare una famiglia. E se uno non vuole fare una famiglia perché deve sposarsi? No, non vedo. Neanche per la cosa romantica di dire vabbè. Ma c'è nulla meno romantico dell'essere sposati, credo, Dopo un po' ci si odia profondamente. Ma no, io sono fidanzata. Fidanzata? Fidanzata. Quindi da 37 la signorina anni. Natalia Aspesi, fidanzata. Fidanzata. Posso sapere il nome del fidanzato? Si chiama Antonio. Fidanzata con Antonio. E bottana era e bottana è rimasta. È la frase celebre della ragazza con la pistola con Monica Vitti, film geniale, molto femminista di Mario Monicelli. Sì. E a me è venuto in mente in questi giorni che tutti giustamente ricordano Mario Monicelli, un'intervista che ho letto sua, in cui lei diceva che avrebbe voluto essere una puttanona nella vita. No. Non è che ci ho mai pensato. Ma l'ha detto veramente? Penso che sia deve dare molte soddisfazioni essere un puttanone, non lo so. Credo, non lo sono purtroppo. Ma in che senso lo diceva? Ma penso intanto che per essere un puttanone bisogna essere bellissime. Adesso si dice escort, ma è più giusto puttanone. Bisogna essere bellissime, sexissime. E poi credo che vedere che tutti gli uomini che sono fragili in quel senso ci cascano, credo che sia divertente. Insomma, io non so come possa succedere, non lo conosco. Beh, lei avrà avuto i suoi spasimanti. Sì, ma quelli li hanno avuti tutti. Invece i puttanoni ne hanno tanti.
Oddio, non ci credo che lei vorrebbe rinascere puttanone. L'ha detto ma per fare una battuta. No, non ritengo che sia negativo essere un puttanone. Perché è negativo? Cosa c'è di positivo oltre a questa ascendente? Ma io penso che sia divertente, non lo so, non lo sono, quindi che cosa può darsi qualche immagine. Questo ruolo? Credo che il ruolo della grande seduttrice sia un ruolo che molte donne sognano, poi magari non lo praticano per mille ragioni, ma è una forma di potere, forse la sola vera forma di potere che ha una donna. È anche un potere che dura poco, perché più sei giovane più sei adatta a fare il puttanone, dopo diventa anche forse ridicolo, non lo so. Quindi penso che sia una forma di potere che vale di più di essere un amministratore delegato. Però dura poco, diceva. Sì, bisogna sapere che dura poco. Sì, se si vuole il potere in quel senso è il potere della giovinezza e della bellezza, poi dopo basta. Giuro che non faccio associazione di idee, però... essendo lei una critica cinematografica. Sono un giornalista che va al cinema. Ecco, una giornalista e scrive che va... qualcosa. Michel Bonnev. Lei era a Venezia quando c'è stato. Non è andato nessuno a vedere quel film. Quello premiato, sì. Goodbye Mama. Sì. Beh, il ministro Carfagna è andato non a premiare. Ci sono le fotografie della sala cinematografica. C'erano la delegazione bulgara in prima fila, poi due o tre persone, i giornalisti andavano a vedere i film veri, non quello della Bonnev, che del resto magari sarà bellissimo, non l'ha visto nessuno. Ma quindi lei non l'ha visto? No, nessuno l'ha visto. Ma allora lei come se lo spiega questo premio? Beh, se l'ha scritto tutti i giornali, cioè intanto è un premio che non si sa che premio è, perché non è un premio della Biennale. È come se io decidessi di dare un premio a mio nome a una signorina che passa di lì. E non era un premio della Biennale, era un premio improvvisato. Tra l'altro era un premio che riguardava i film che si passavano su YouTube, cioè piccoli film di YouTube, ed erano già stati premiati. E la ministra della gioventù, come si chiama? Meloni. Ecco. Aveva già consegnato i premi, poi all'ultimo è venuta invece Carfagna, la ministra delle pari opportunità, a premiare questa signora, di cui, ripeto, nessuno ha visto il film, tranne forse il direttore della mostra, che infatti l'ha accolta molto bene, tranne forse il critico cinematografico del TG1 che l'ha esaltato con con intervista all'autrice. Però devo dire che di tutta questa storia a me la cosa che mi ha divertito di più è stato vedere su internet l'intervista fatta da una televisione bulgara al ministro della cultura bulgaro, un signore che gridava forsennatamente per difendersi, e ho avuto il piacere di vedere che in Bulgaria i giornalisti osano fare delle domande forti a un ministro, e se lui non risponde ripetergli la domanda, se lui non risponde ripetergli, la cosa che da noi non si fa più, tranne in trasmissioni come la sua, ma nei telegiornali nessuno pone delle domande dure a dei ministri, sono tutti ossequienti e in ginocchio e stan zitti. Ecco, e poi un'altra cosa che mi ha divertito di questa intervista, in cui lui difendeva se stesso dicendo che non c'entrava nulla, che era stata l'Italia a pagare questi soldi, a pagare il soggiorno di 32 persone, non si è mai visto un film. A Venezia i film in concorso arrivano con tre persone a cui viene pagata una notte o due, mi pare, e basta. Poi se uno se ne vuole portare 10, paga lui, non certo la Biennale. Quindi questa è una cosa molto, molto strana, e anche bisogna stare attenti, perché è stato promesso, almeno l'ha detto questo ministro della cultura in televisione, gli è stato promesso che siccome la Bulgaria non ha soldi per mandare i suoi artisti alla Biennale d'arte, ci penserà qualcun altro. Saranno avremo invitati... anche l'arte bulgara in agosto, in giugno, quello che è. Lei lo conosce il ministro Bondi?
No, non lo vedo, non ho avuto questo piacere. Io pensavo che lei fosse ossequiata, no? No, non ho avuto questo piacere, non so neanche se, mi auguro che non mi capiti mai più. No, adesso voglio dire. Prima di diventare giornalista, giovanissima, lei ha disegnato tessuti, fatto sì. La segretaria in un'industria casearia. No, era un'industria che era un ufficio che vendeva macchine straniere per fare il formaggio. Poi, no, in realtà il sogno di sua madre era che lei facesse tutt'altro, ma non la giornalista. No, la telefonista in parte, poi invece era aumentata di grado e voleva che facessi la professoressa di disegno, perché avevo studiato disegno. E lei l'ha delusa cominciando a fare la giornalista. Sì, molto delusa, ma io l'ho sempre delusa la mia mamma, poverina, perché avevo degli uomini che non le piacevano. Mi diceva, parlava milanese, ma a te cosa ti piace quelli? Ma mi piace, ma a me mi piace, no, mi diceva la mia mamma, non piace proprio, no, a me piace. E ma quando lei ha cominciato a firmare, a scrivere sui giornali? Sì, ha cominciato a ritagliare i miei articoli, ma non avevo uno stipendio. Adesso è normale non avere uno stipendio, allora era gravissimo. E quindi... Ma lei era l'unica donna alla notte o al giorno, no? Come fu? No, dopo, siccome nei giornali quotidiani le donne non esistevano, c'era il giornale Il Giorno, che era nuovo, era un giornale nuovo, quindi democraticissimo, che su 300 giornalisti aveva una donna, che era Adele Cambria, che bravissima. Era qui settimana scorsa. Ecco, carina e molto brava. Adele Cambria... L'unica donna lì, quando il direttore se ne andò, Baldacci, fu l'unica che per solidarietà col direttore diede le dimissioni. Non lo tipico fece gesto femminile. Nessun degli uomini. Allora avevano bisogno di una donna per far vedere che erano democratici. La quota rosa, insomma. Sì, la quota rosa è uno su 300, però è una quota un po'... E lo chiesero naturalmente a quelle già note come la Fallaci, che sprezzanti, dissero assolutamente per no, carità. Non ci interessa. Allora chiamarono me, ma siccome non ero nessuno, lavoravo la notte, mi fecero impiegata che però faceva la giornalista, che era un po' un ibrido. E poi invece... Ma so che invece l'hanno fatta inviato per non turbare i colleghi maschi. No. Insomma, quindi e non era molto attraente. No, avevo pare un sedere che aveva una sua non so perché. Una sua ragione di essere. Allora, poi i giornalisti di allora erano come nei film con Humphrey Bogart, anche ridicoli. E non vollero che io stessi lì perché allora avrebbero magari, non so cosa si poteva turbavano. Succedere. Ecco. E beh, mi ha fatto inviato, il che vuol dire che io fui promossa immediatamente, mentre c'erano dei maschi senza sedere attraente che erano lì da 10 anni che aspettavano. Vedi che fortuna, alla fine il famoso puttanone. Sì, L'effetto puttanone. Ho sentito delle sue lezioni di giornalismo esilaranti dove spiegava le sue tecniche giornalistiche. Allora, di quei tempi allora, ovviamente. Sì. Ad esempio, con le mamme degli assassini. Sì, ero brava. Sì. Cosa faceva per farle? Beh, io entravo intanto piangendo, già. Così, quindi per conto mio, piangevo per conto mio, afferravo le mani di queste povere donne che non avevano nessuna responsabilità di aver figli che avevano appena segato la moglie in numerosi pezzi e così le consolavo, dicevo ma no, certamente non sarà vero, mi facevo vedere le foto di lui piccino, il bimbo con la sorellina, la mamma, certo, vendevo le foto e me ne andavo, era una carognata, però era un modo per fare il mio mestiere. So che un'altra tecnica era lo svenimento. Beh, l'ho fatto una sola volta, sì. Quando? Una volta a Cannes, ma l'ho raccontato tante volte, lo sanno tutti. Vabbè, comunque. Io no. No, vabbè, allora lo racconto. No, eravamo in tantissimi, davanti a una porta chiusa, una massa così. Io ero arrivata prima, ero davanti, non davantissimo, abbastanza davanti. E oltre alla porta chiusa c'era Elizabeth Taylor.
che non avrebbe concesso interviste, ma avrebbe fatto dopo una conferenza stampa, ma noi premevamo almeno per vederla. Io ero stufa poi di star lì, poi ho capito che non si combinava niente e mi sono lasciata sobbrava, adesso più, ma allora mi sono lasciata cadere per terra, anche un po' tremando. Allora disperati c'erano lì gli uscieri, non sapevano, non potevano portarmi indietro perché c'era una massa di stampa che non si passava. Mi hanno fatto entrare oltre la porta dove c'era la Tello. Sono un'attrice in realtà. Insomma, i mezzi per lavorare. Chi era il più simpatico dei quattro Beatles? Ma forse il più simpatico mi è sembrato, perché lui, diciamo, il più gentile con me, Paul McCartney, era un ragazzino. Ma è vero che Paul McCartney le disse: se non è felice, pensi a me e sia felice? L'ho scritto. L'ha scritto. Se l'ho scritto è vero, ma non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ma insomma, comunque già... A me non mi avevano fatto nessun effetto. No. Erano quattro ragazzotti, per quello che erano in quel momento, non erano ancora così celebri. Erano dei ragazzini, dei... Anche i Rolling Stones, lei ha... Rolling Stones erano già più turbolenti, sì, più carini, sì. Insomma, erano anche un po' in più sexy, no? Diciamo. Bob Marley? Bob Marley io l'ho visto in concerto, ma non l'ho mai intervistato, no, non me lo ricordo, un concerto meraviglioso, ma non l'ho mai incontrato. Poi dalla musica è passata a scrivere di moda. Le sfilate di moda sono più eccitanti della musica? No, era un periodo, c'è stato, perché secondo me ogni cosa ha un suo periodo. È un periodo, gli anni 80, iniziando gli anni 80, in cui la moda italiana è cominciata davvero a diventare un fenomeno molto bello, sia visivo che economico, che anche di progresso delle donne. Hanno cominciato a mettere sulle riviste americane le copertine con i nostri stilisti. Era un mondo che non c'è più, anche se ci sono ancora gli stilisti e c'è ancora la moda, ma quel mondo così creativo, così bello, esuberante, che riguardava l'abito non come moda, ma proprio l'abito come espressione delle donne, di un modo di vivere sempre più, in un certo senso, sempre più frivolo, ma nell'altro senso invece sempre più anche impegnato. Il solo fatto di quelle giacche che Armani riuscì a, diciamo, come dicevano gli esperti, che io diventavo nervosa alla parola, destrutturare, insegnò alle donne a essere femminile, molto femminile, pur mettendo una giacca, ecco, che era invece un simbolo maschile. Poi dopo ci fu la parte delle donne sempre più belle, delle top model. Io penso che fino alla metà degli anni 90 la moda per chi scriveva è stata molto interessante. Adesso è interessante per chi si veste, per l'economia, ma da scrivere mi sembra... Poi da molti anni lei scrive La posta del cuore sul venerdì, sì, che per moltissime persone, molti non vivono senza La posta del cuore dell'Aspesi. E quindi lei... E neanche io, perché non avrei stipendio. Vede, quindi... Lei quindi è una delle massime esperte di... sentimenti. Cosa le scrivono? Tanto le scrivono più donne o più uomini? Più donne. Uguale. Ah, uguale. No, tre, diviso in tre. No, gli uomini molto scrivono, sempre di più. Le donne e una buona parte di gay e ragazze, ecco, lesbiche. In quest'ultimo anno, che cosa le hanno scritto di più? I problemi sentimentali più rilevanti, quali le sembra che siano? Ma i problemi sentimentali sono sempre gli stessi. Ah, sì? Sempre. Ma quindi non variano con... Ma no, è l'abbandono, il tradimento, la solitudine e la convivenza senza amore. Sono eterni da quando esiste la coppia. E direi che forse è aumentata la fuga degli uomini dalla responsabilità della famiglia. Dico naturalmente... rispetto alle lettere che mi scrivono, quindi è una cosa particolare. Non... Vabbè, le lettrici del venerdì o il lettore del venerdì. Ecco, chi mi scrive c'è. Quindi coppie sposate da tempo in cui il marito lascia la moglie, sì, per una più giovane.
Sì, spesso, ma non sempre. Spesso è l'amica della moglie, è il desiderio di novità che hanno gli uomini. Ma non c'è una grande anche modernità, le mogli, quindi. Secondo me le mogli oggi si stufano abbastanza presto della convivenza, le donne. Però, non, e quindi rinunciano a quello che è la parte gioco della vita. Certo, oggi aver voglia di giocare è molto dura perché i problemi sono tanti. Quindi, secondo me, oggi cercare un'altra donna o un altro uomo vuol dire anche sfuggire a questa cappa di paura che c'è abbastanza in giro e che riguarda il lavoro, il futuro incerto. In un diversivo per non pensare alle cose importanti. Sì, ci sembra di poter ricominciare a vivere con un'altra storia che poi si rivelerà uguale a tutte le altre, perché così è. Ma ci si innamora a tutte le età? Beh, io ho 85enni che si innamorano, maschi, mi scrivono e mi scrivono anche le figlie. Le femmine no? A quell'età no. No, no, sono fino a che età si innamorano dignità. Le donne? No, diciamo ci si innamora a qualsiasi età dentro di sé. Mm. No, so, io mi sono innamorata di Jess Clooney, però non glielo vado a dire, lo tengo per me. Ecco, e, mentre gli uomini quagliano. Si danno più da fare e sì, ci riesco. Insomma, sono che, più concreti. Ci riesco. Ho letto una sua risposta a una donna che, una moglie, il marito voleva che lei si mettesse della biancheria un po' provocante, lei diceva no, mi deve amare come sono. Io pensavo che lei rispondesse, ha ragione, invece lei dava ragione al marito. Ma scusa, poveretto, se uno ha voglia di giocare, perché devi impedirglielo? Cioè, il gioco è innocuo. Ma poi se mi diceva io non ho voglia di mettermi il body leopardato, non sono e allora io. Vuol dire che non ha voglia di far l'amore, credo, perché se c'è un modo per rendere la cosa più semplice, perché non usarlo? So. Insomma, quindi lei è favorevole al divertimento? Beh, sì, sono favorevole. Alla fine cosa resta? Lei ha avuto una carriera splendida, insomma, un compagno da molti anni, dei gatti, una bellissima casa, tante amicizie, mi rendo conto della banalità della domanda, però ecco, ricominciando, che cos'è che conta di più? Ma io guardi, sono soddisfatta della vita che ho avuto, mi secca di essere vecchia perché vorrei poter vivere altri 100 anni. Quello mi dà fastidio. Allora io vorrei rifare la mia stessa vita, cominciando però non da giovane, cominciando dai 40 anni in su, perché sono stati gli anni più belli della mia vita. Quindi rinascere a 40 anni. Sì. Senta, è vero che in questi giorni lo stanno ricordando tutti, e lei ha di bello che non è per niente retorica, però un ricordo di Mario Monicelli ce lo vuole dire? Ma io non l'ho mai conosciuto bene, sì, l'ho intervistato, ma non ho mai. A me è sempre piaciuto di lui quel suo presentarsi da uomo pieno di dignità, piuttosto burbero. Si capiva che era un uomo con dei grandissimi pensieri, belli, un uomo molto intelligente, un uomo che ha molto amato il suo lavoro e anche molto amato il suo paese, perché anche all'ultimo lui si è presentato con gli autori, era già malatissimo, a protestare contro Italia. Cioè, è un uomo grandioso e io capisco moltissimo le sue scelte, anche l'ultima la capisco perfettamente. Hanno detto che era... C'è stata una scelta coerente con l'uomo che è stato. Sì. Soprattutto ho apprezzato che non abbia lasciato un biglietto, perché quello è un ricatto per chi resta. Lui invece ha chiuso una porta e chi vuole lo ricorderà. Noi lo ricorderemo. Vede ancora Beautiful? Devo dire che non ce l'ho fatta più. No, mi dispiace. Male, però. No, per quanti anni l'ha vista? Io l'ho visto tutto, da sempre. Ma
Da quando ho cambiato casa sono stata senza televisione qualche mese e stavo benissimo, devo dire. E quindi ho smesso e invece mi sono abituata a dormire al pomeriggio. E allora non adesso ho la quindi televisione. Quindi si può vivere anche senza beauty? No, sì, no, poi sono diventati troppo vecchi, tutti pieni di rughe, sono bruttissimi, no, non si può più. C'è una nuova serie che le piace? O? Moltissimo, ce ne sono più di una. Mi piace Mad Men moltissimo, che adesso ho ripreso. Io riso purtroppo alle 11 di sera. Lui è bello, molto carino. Meraviglioso. John M, stupendo. Grazie. grazie mille Natalia Astasi. Stia seduta qua, se ne va con calma. Grazie.